Bentornati sul mio canale, oggi come da richiesta vi mostro come ho realizzato queste trecce alla francese doppie, quindi se volete vedere come ho fatto procediamo immediatamente con il tutorial. Per prima cosa ho utilizzato questo shampoo a secco e poi ho spazzolato i miei capelli con la Tangle Teaser che ho comprato un po' di tempo fa su Amazon e di cui comunque vi lascio tutti i link e riferimenti giù nell'info box. Ma per iniziare invece il procedimento vero e proprio, ho diviso in due parti uguali i miei capelli, fermando la parte di destra con una molletta, e ho cominciato ad intrecciare partendo da quella sinistra. Ho preso in prossimità dell'attaccatura dei capelli sulla fronte tre piccole ciocche di uguale grandezza che chiamerò, partendo da sinistra verso destra, ciocca 1, ciocca 2 e ciocca 3, in modo da semplificare la spiegazione. A questo punto ho preso la ciocca 1 passandola sopra la ciocca 2 e successivamente ho preso la 3 e l'ho passata a sua volta sopra la ciocca 1. Per procedere con la treccia dovrò semplicemente ripetere questo intreccio aggiungendo mano a mano capelli da destra e da sinistra, quindi prendere quella che è diventata la ciocca 1, aggiungere parte dei capelli da sinistra, incrociarla sopra la 2 e poi aggiungere dei capelli alla ciocca 3 e passarla sopra la ciocca 1. So bene che inizialmente questo passaggio può apparire un po' complicato, quindi rivediamo i passaggi insieme ancora una volta. Allora, per prima cosa prendere tre ciocche, incrociare la prima sopra la seconda e successivamente la terza sopra la prima. Dopodiché ripetere gli stessi identici incroci, ossia la ciocca 1 sopra la 2 e la ciocca 3 sopra la 1, semplicemente aggiungendo capelli di destra e di sinistra, continuando così fino più o meno alla vostra nuca. Una volta arrivati più o meno a questo punto, quindi come ho detto in prossimità della vostra nuca, potete fermarvi e cominciare ad intrecciare con una semplice treccia regolare che fermerete all'estremità con un laccetto trasparente. Ed in questo modo riuscirete a portare a termine, quindi a finire la prima treccia che apparirà in questo modo, e per portare a termine questa acconciatura non dovrete far altro che ripetere gli stessi identici passaggi che ho elencato per questa parte di sinistra sulla parte di destra. Spero che questo video sia abbastanza esaustivo e che abbiate capito come realizzare questa acconciatura. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Per questa seconda parte, diciamo, scorrerà il video molto velocemente, un attimo per rinfrescarmi la memoria su quello che abbiamo appena detto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Noi come sempre ci vediamo alla prossima e un bacione grande a tutte. Ciao!